Ciao amici, oggi vi presento la Parker 51, però quella recente. Ovviamente è una riedizione della gloriosa Parker 51 che rappresenta un modello iconico nella storia della penna stilografica. Questa nuova sarà alla stessa altezza? Ci darà le stesse soddisfazioni e soprattutto poi durerà così a lungo nei decenni? Lo andiamo a scoprire e soprattutto mi incuriosisce questo pennino che hanno cercato di mantenere simile all'originale, anche se questa volta viene proposto in due versioni, in acciaio e in oro. Insomma, sono molto curioso di andare a provare. Vi anticipo che qualche problemino l'ho riscontrato. Eccola qua, una bella confezione. Devo dire che Parker in questo caso ha puntato abbastanza, anzi parecchio, sul design e sul packaging, sull'aspetto formale se vogliamo, ma Parker non è nuova ad aver dato molta importanza nel corso della sua storia, per le varie produzioni, quelle che hanno segnato anche la storia della penna stilografica, ad aver dato molta importanza alla pubblicità, al marketing, e questo ne è un esempio perché non solo stiamo analizzando ancora il cofanetto, che è un cofanetto, un astuccio bello rigido con una bella elasticità, fatto bene, bel materiale, bel logo in evidenza, ma oltretutto, lo sapete benissimo, stiamo parlando della riedizione, quindi ancora una volta un'operazione di marketing, di una riedizione di una stilografica che ha fatto veramente la storia, la Parker 51. Questo nuovo modello, che è proposto in diverse colorazioni, è molto bello a vedersi, è fatto molto bene, anche se i tratti di differenza rispetto alla versione storica, quella che conosciamo un po' tutti quanti, ci sono e sono anche apprezzabili. Ci sono due versioni di questa penna, ora ne parleremo. Completo questa sorta di unboxing veloce con lo scomparto segreto che ha ovviamente la parte delle istruzioni e la garanzia che ho tolto e, come vedete, una cartuccia, anzi due cartucce, quindi molto bene, una l'ho montata, e la nostra penna. Quindi una bella scatola, un bel astuccio, devo dire, mi piace molto. Questa è la penna. La penna, vi dicevo, ricalca molto da vicino la Parker 51 a partire dal cappuccio in metallo, anche se il fermaglio è diverso, è una versione, chiamiamola così, ristilizzata o riaggiornata, ben venga, ma la differenza sostanziosa sta proprio nel cappuccio a vite. Vedete che si svita dal fusto della penna, mentre invece quello era ad incastro, cioè a pressione, dato che era affusolata, così come è questa. Però c'è la sezione per mettere il cappuccio a vitarlo, invece nell'altra era tutto in continuo. Un cappuccio in metallo molto bello, solido, molto ben rifinito, con tutte le sue parti, i suoi loghi, i suoi fregi, il nome aziendale. Bene, è bello, ha anche un suo peso. Una volta che è installato sulla penna si sente che la penna è molto sbilanciata in avanti. La stessa cosa avviene quando andiamo a innestarlo per la parte della scrittura sulla parte posteriore, il peso c'è, si sente molto e la penna assume un comportamento un po' diverso. La penna è una bella penna, è fuori dubbio, una linea classica, una linea che probabilmente non stancherà mai, un design che sembra persino strano che sia nato negli anni 40, da quanto è ancora attuale, così come tante altre penne. Sappiamo che ne ricorda una in particolare, anche questa, molto bella, molto più italiana. Come è fatta questa penna? Innanzitutto al tatto i materiali sono buoni, a partire dal cappuccio in metallo, ma anche a questa resina. È molto piacevole al tatto, molto rifinita bene, uniforme nelle sue colorazioni, magari possono piacere di più o di meno. A me, per esempio, questa scalinatura qui, conoscendo ed avendo utilizzato la 51 originale, un pochettino così mi sorprende sempre. E a proposito di filettatura, devo farvi presente che la penna si apre e si chiude davvero con un giro, forse un giro e qualcosa. Significa che, guardate, così è chiusa completamente, si apre in un attimo senza dover fare, ok, più operazioni. Questo però le prime volte può mettervi anche in difficoltà, perché ho provato, appena l'ho ricevuta, l'ho aperta e chiusa un paio di volte e quasi il cappuccio mi si sfilava e cadeva, perché si sgancia immediatamente. Quindi bene da una parte, basta solo farci la mano.
La penna è una penna, a differenza della storica, alimentata a cartucce oppure a converter. In questo caso non c'è il converter in dotazione, abbiamo le cartucce come avete visto, però qualsiasi converter Parker può andare bene per questa penna. Anche l'innesto, come vedete, la sezione è in metallo, su questa che invece è in resina, però vedete, si innesta benissimo, si avvita bene, non ci sono laschi, la penna è solida, è bella. Però, come avete potuto vedere nelle prove che passavano in sovraimpressione, questo pennino mi ha dato un pochettino di problemi inizialmente, e allora gli ho dovuto fare un bagnetto. E adesso andiamo a provare innestando la cartuccia nella sezione che ho appena lavato. Quindi vedete che la cartuccia è già un po' utilizzata. Andiamo a vedere se con un bagnetto, anche se mi dispiace perché comunque sono penne che basterebbe davvero poco, un po' di un controllo qualità un pochettino più accurato. Ecco un motivo in più per il quale vi consiglio: acquistatele dai negozianti. Quando si tratta di penne che hanno già un certo prezzo, acquistatele nel negozio, perché i negozianti sono sempre disponibili. Poi noi ne abbiamo di seri, sempre disponibili o a sostituirvelo oppure a mettersi a disposizione per risolvere il problema. Molto meglio il negoziante che vi risolva il problema piuttosto che mandarlo certe volte così alla casa madre, dove non fanno altro che prendere questo, buttarlo, mettervene uno nuovo senza comunque averlo provato. Non tutte, ma nella maggior parte è così. Quindi sempre meglio qualcuno di fiducia che vi possa guidare e aiutare. E adesso andiamo a provarla. Allora, proviamo la Parker dopo il bagnetto. Ecco, questa è una delle prime cose che vi faccio osservare. Il pennino, come avrete visto e come saprete, è carenato e sporge appena appena, tra l'altro un pennino di difficile smontaggio, anche quindi di difficile lavaggio profondo. Si può lavare, però per smontarlo ci vogliono mani e attrezzi esperti. Quindi, prima regola, non utilizzate inchiostri che potrebbero incrostarla, che potrebbero fermare e sedimentare i pigmenti all'interno del gruppo scrittura, perché diventerebbe difficile lavarlo. Vi dicevo, una delle prime caratteristiche che osserverete in tutti gli scrittori è questa, e cioè di girare un pochettino il pennino per trovare dove sia la punta e quindi il giusto contatto, il giusto orizzontamento del pennino sulla carta. Siccome sporge davvero poco, è difficile vederlo e quindi è difficile capire se stiamo scrivendo col pennino con l'angolazione corretta, e questo, per esempio, spesso, abbastanza spesso, ci crea degli skipping iniziali oppure degli attacchi così ruvidi su un pennino che già di suo è abbastanza ruvido. Quindi andiamo a iniziare. Vedete, guardo effettivamente come posizionarlo. Va decisamente meglio di quando l'ho provata così come estratta dalla confezione, però non che mi faccia fare i salti di gioia comunque. È un pennino un po' difficile. Vedete, ci sono dei micro salti anche qua, anche qui potete vedere. E questo è l'inchiostro della casa. Non l'ho provata con un altro inchiostro perché una penna stilografica quantomeno deve scrivere con l'inchiostro della propria casa. Tutti i produttori ci dicono che testano le loro penne con i loro inchiostri, anche quando sappiamo benissimo che non sono i loro inchiostri, ma comunque su quelli che portano il loro nome, e ci dicono che la penna performa meglio con quel tipo di formulazione. Allora, di sicuro deve funzionare, deve scrivere almeno con il Parker, cosa che non avviene molto. Io personalmente le Parker, tutti i pennini Parker che sono tendenzialmente dei chiodini perché sono parecchio rigidi, li utilizzo con inchiostri un pochettino più viscosi, un pochettino più lubrificanti, che riescono a dare anche una protezione ad un pennino che sembra avere una lavorazione un po' approssimativa rispetto ad altre stilografiche. Insomma, se ne proviamo altre, troviamo una disponibilità, una morbidezza
diverso. Vedete che comunque c'è spesso uno skipping iniziale e poi c'è questo perenne controllo di come sto impugnando, di come sto orizzontando, anzi, scusate, il mio pennino. Di questa penna sapete che ci sono due versioni, quella in acciaio che sto provando e quella in oro a 18 carati. Innanzitutto non ha molto a che vedere nessuna delle due con la qualità della Parker 51 originaria, starei abbastanza, diciamo, sull'acciaio piuttosto che sull'oro. E qui lo dico e qui lo nego, però intanto l'ho detto. Diamole un'altra, ma vedete, c'è sempre questo problema. Guardate quanti salti di tratto. Eppure gli ho fatto un bagnetto. Un altro aspetto che contraddistingue questa penna è che, a differenza di altre, vedete, a largo. Se io la impugno così e provo a farla scrivere per il semplice contatto del pennino sulla carta, nisba. C'è sempre bisogno di un minimo di pressione e questo non giova né all'affaticamento, quindi alla lunga sessione di scrittura e né tantomeno, insomma, alla qualità di una stilografica, diciamolo. È un po' come se questo pennino funzionasse bene, non dico perfettamente, ma bene soltanto con un certo tipo di angolazione, che dovrebbe essere questa che sto avendo. Se mi discosto da questa, vedete che in questo modo non mi salta alcun tratto. Però vedete come sono inchiodato con la mano, sono rigido dal polso in giù. Non appena l'inclinazione varia un pochettino, ritrovo quel pennino un po', eccolo qua, un po' riduttante. Guardate quanti salti di tratto. È un vero peccato, perché la penna è bella, i soldi che chiedono non sono poi così eccessivi, il gusto di avere un'icona tra le mani, però deve scrivere bene. E allora le pagelle, che non sono altro che le valutazioni personali di Marco Chiari, ma insomma maturate in base all'utilizzo che ho fatto di questa penna. L'estetica 7, beh certo, forse anche qualcosina di più, però è un po' viziata dai materiali che, insomma, per quello che costa, su qualche raccordo, su qualche piccolo particolare, si poteva anche aspettare qualcosa di meglio. L'ergonomia è da 8. Il bilanciamento, l'impugnatura senza discontinuità, insomma, a me piace molto, lo apprezzo e vi aiuta a scrivere. La penna, quando è a punto, una volta che l'avete sistemata tutta al più con un piccolo bagnetto, come vi ho fatto vedere, scrive e scrive molto bene. Il pennino 6 perché sì, forse qualcosina di più si poteva fare su un prodotto che bene o male avvicina ai 100 euro, che è uno standard importante, e dato che la penna è la riedizione di un'icona della stilografia mondiale, forse un pennino un po' più lavorato, un pochettino più attento alle esigenze anche di chi si avvicina a un modello come questo, poteva starci. Il prezzo è da 6, mi tengo equidistante. Questa penna, come tante altre, è disponibile presso Gold Pen e sapete che tutti gli iscritti al canale e gli amici di Marco Chiari avranno un trattamento ancora più favorevole. Dai, un saluto a tutti e alla prossima.